Ho trovato solo le code di gambero sgusciate, quindi niente bisque, ma facciamo lo stesso un risotto buonissimo. Facciamo soffriggere mezza cipolla in pochissimo olio, aggiungiamo poi le zucchine, chiudiamo col coperchio e facciamo andare finché si possono frullare. A fine cottura aggiungiamo un po' d'acqua o un po' di brodo. Ecco la nostra crema che possiamo fare più o meno liscia, sgusciati ma pieni di merda lo stesso, quindi puliteli. Bisogna inciderli per tutta la schiena, per tutta la lunghezza, dopodiché uscirà fuori questa cosa, basta tirare. Tostatura del riso a secco, sfumiamo col vino e appena il vino è assorbito, cominciamo la cottura del risotto con il brodo. Man mano che va, ne aggiungiamo. Brodo vegetale, ovviamente, fatto in casa. Ok, che non abbiamo la bisque, ma diamo il meglio di noi. Usiamo anche delle zucchine all'interno. Nel frattempo, cuociamo a parte i gamberi. A me i gamberi bolliti fanno cagare. Li aggiungerò al risotto negli ultimi 30 secondi. È solo perché non ho la bisque, se no l'avrei messo direttamente sui piatti. Appena soffrisce tutto molto bene. Aggiungiamo i gamberi, hanno bisogno di 2-3 minuti di cottura al massimo. Teniamoli un pochino indietro, così finiscono la cottura nel risotto e non diventano duri o gommosi. Sono pronti quando diventano super bianchi e si arricciano. È giunta l'ora di assaggiare e aggiustare di sale. Sotto questo fumo c'è il riso, qui niente perché è brodo salato. Un pochino i nostri gamberi e un pochino le nostre zucchine, che adesso riscaldiamo perché sono ghiacciate. Nelle zucchine mettiamo anche un pochino di pepe. Se avessimo della menta ci sarebbe molto bene, non è tempo di menta, quindi tagliamo in maniera grossolana del prezzemolo. Ormai manca pochissimo, aggiungiamo i gamberi. A fiamma spenta la crema di zucchine. Chiudiamo col coperchio e facciamo riposare un minuto. Prezzemolo sui piatti e pronti. Gamberi perfetti. Oh wow. E pensa con la bisca che cazzo sarebbe stato.